Blank as the room is blue.
E salve a tutti, people! Benvenuti in questa partita tra il Team Toph e il Team Alchemist. Questa partita sarà molto, molto combattuta. Intanto vi presento i nostri altri due caster, Ryan e G6. Ciao ragazzi, bella a voi, pronti a castare come ci fosse un domani? Già, molto pronti, ragazzi. Prontissimi, anzi, di Questo più. sarà peggio della finale di Bernabeu. Sarà qualcosa che Manchi andrà ben quella oltre. di Berlino. L'hai detto, Beppe, l'hai detto. Esatto. Bene, bene. Ok. Allora, Sì, abbiamo due adesso, team giusto. che sulla carta sembrano un po' squilibrati, ma l'organizzazione potrebbe fare molto la differenza, giusto? Sì, penso che siete tutti d'accordo con me, come al Sì. solito. Ovviamente, Sarà dai. meglio. E Giustamente, però. niente, sì, mi piace perché gli Hellgaming hanno già una storia dietro, Ipuzz ha un canale che gestisce, che ha diverso seguito, e ha in squadra giocatori molto rispettabili come Shish Kebab, quale stimo molto come gameplay. Non so se è arrivata Master alla fine o è rimasto Dion, però è comunque un avversario molto complicato da affrontare, soprattutto se in giornata. Eh beh, Bisogna vedere un po' come giocano entrambi i team, chi avrà la vittoria quest'oggi, o anche il pareggio. Esatto, è che anche in questo torneo si può pareggiare. Sembra Esatto, assurdo, ma è esatto. possibile il pareggio. Non è calcio, signori, non è Assolutamente. basket, che neanche lì si può Champions. pareggiare, ma è Paladins questo. Aspettare, sono già in Champions, siamo in ritardo. Ah, molto bene. Allora. Guarda. Allora, comincio a aspettare anch'io. Ma porca di quella. Scusate i problemi tecnici un attimo. Che aspettiamo? Hashish kebab. Ok. Tanto mi dicono che mi sentono basso. Scusate per il problema. Intanto. Anche noi ti sentiamo basso. Mal di gola quando colpisce, colpisce. Beh. È tipico Intanto. di questo periodo. Eh sì. Intanto. Però noi non ci fermiamo a paura. Ma infatti. Siamo già avanti con la pick. Notiamo come ci sia una differenza che si fa sentire anche solo all'occhio tra i due team a livello di rank. Si vede. Esatto. Ban di Terminus per il team dei Toph. Ban di Makoa per il team dei Alchemist. Entrambi tank che possono creare molti, ma molti problemi. Esatto. Tipo Terminus con il suo scudo che non è uno scudo, quindi non è soggetto a nessun tipo di breaker e non ha cooldown. È un Makoa che con il suo pool può è in grado di cambiare il match. Ogni singolo istante un pool di Makoa può essere devastante. Esatto. Intanto Questo vediamo. ha spinto benissimo i nostri Toph a prendere con Crazy Beast Buck, che l'unico modo per fermarlo potrebbe essere quello lo stun di Bonking o un ottimo lavoro di Sharin. Ho anche una Q di Genos. Esatto. Ho l'impressione che forse i Toph vogliono girarsela sulla difensiva con Ariash. Ma Ashe può essere usata anche per un leggero push. Leggermente con Inara hanno. Secondo me hanno deciso Più di prendere controllo Inara del per riuscire a fare punto. pressione sul punto e Buck per riuscire a attaccare la loro backline. Ashe Sì. potrebbe accompagnare Buck in questa azione. Per andare a prendere Sharin sarà fondamentale. Giustamente, essendo un master, non conviene sia free damage per i Toph. Eh beh sì, Il problema sarà flancare i damage degli Elgaming. Esatto. Quella Pulsar con Torvald può essere un ottimo motivo di sicurezza per gli Hellgaming. Questo sì. Hashish kebab con Bonking. Hanno Esatto. sia due dei best damage del gioco, i E gaming. anche due tank, Fernando molto forte di posizione. E Genos molto e Torvald molto forte anche per un leggero push. Intanto. È vero. Sì. Molto damage da parte dei Pulsar e della squadra dei Pulsar. E invece
Vedo il team Toph con probabilmente qualche tattica in mente, visto l'accoppiamento tra Buck e Drogoz. Vedremo se Sicuramente. Drogoz sarà modalità aggressiva col Wyrm, invece più con Spire Spit o danno diretto. Vedremo. Danno diretto Intanto. potrebbe essere molto utile contro Torvald. Sì. Intanto vi consiglio di premere Pudge Up più che potete per arrivare al punto designato. A quanti secondi state voi? 29, devi premere Pudge Up finché non si ferma da solo. Io ok, sono a 20 secondi adesso tu? Io ho 20 adesso. Ok, più o meno siamo Io ho giusti. 25. Continua a premere. Ti si ferma da solo comunque. Tanto vediamo le loro leggendarie. Con Fire Spit, leggendaria base di Drogoz che viene fornita di base. Battle Ram che è molto forte su Ashe. La classica leggendaria del salto per Buck. CC Immunity per Inara. E le cure per Maldamba. Intanto vediamo cure per Genos, Desert Shadow, Chain Reaction, Scorch Tu a e che punto Field sei Study. adesso? 1.09. Ok, bene, bene. Allora vado un po' indietro. Hunt of First Blood da parte di Bomb King su Buck. Tu adesso a che minuto sei? 1.24. Ok. Intanto vediamo il Team Alchemist che cerca di porre più pressione possibile contro il team dei Toph. Vediamo Crazy Beast da solo che prova una ritirata, molto pressato da Torvald. Inara prova a prendere l'high ground, Shalin non se ne accorge, vedremo se sarà in grado di counterarla. Invece no, sembra farsi circondare. Torvald che lo salva con uno scudo e lo tiene in vita. Primo punto conquistato dagli Airgaming. Vediamo Stanno ultime di retrocedendo. Shalin, ma viene subito fermato da parte di Drogoz, dato che si trovava in un punto chiuso e quindi Attenzione, facilmente. Bomb King da dietro fa la flankata e uccide sia Maldamba che Drogoz. Potrebbe essere un pessimo momento per i Team Toph questo. Fernando sta facendo un ottimo zoning. Sì. Riesce a tenere dietro. Stavo vedendo ora il. E anche Ashe sta tenendo veramente testa. Sta facendo un ottimo zoning, Fernando. Sì, molto buono. Recuperano posizione i Team Toph, cercano di respingere. Cade ai Pulsar, solo un tank per gli Airgaming, che hanno già ricaricato tutte le final. Hashish Kebab con un'altra double kill su Buck e Ashe. Cade anche Drogoz. Intanto vediamo Fernando che pone molta pressione sul team avversario. Genos fornisce tutte le cure che la consentono al proprio team di pushare, dato che Usciranno il team degli sicuramente gli Alchemist Airgaming. è morto relativamente Double kill poco. dei Pulsar. Una partita alquanto perfetta come positioning e come flank anche da parte di Hashish Kebab. Due double kill che hanno messo in crisi i Team Toph in due occasioni. Sono bastate per fare un push di 3 minuti e 30 secondi. Impressionante, direi. Tanto vediamo anche la differenza di gold, che siamo più o meno dai 300, anche addirittura ai 600 gold net di differenza. Sì, qui si vede molto il lavoro di Hashish Kebab, come le kill e l'elimination sono arrivate soprattutto grazie a lui, e il gold guadagnato la dice lunga. E anche il DPS. E anche il damage, 37.000 per Bomb Sì. King e 29.000 per Shalin. Intanto vediamo Fernando con 20.000 danni. Fernando è appunto gli Airgaming sta un ottimo Attenzione, damage. ottima final di Silent che manda in crisi tutta la strategia del Team Toph, che crolla molto in fretta. Intanto vediamo anche Fernando che continua a mantenere la sua pressione contro il Fernando team. sì. Ottimo zoning di Fernando, sempre presente nei luoghi più caldi del. Double kill, sì. Bella double kill qua, eh. Continua sempre a zonare dalla parte destra della mappa per impedire ai Toph di avvicinarsi in qualche modo al payload e quindi di contestare.
Peccato, Ashe ha provato a fare un'ultima pressione con la sua ultimate, ma nulla poté. Tanto molto damage adesso nella backline di Shalin. Vediamo se riuscirà a far cadere o Drogoz o Maldamba. Cade Maldamba, attenzione, senza healer sono. E potrebbe essere un push molto semplice per gli Alchemist. Sì. Intanto vediamo come Drogoz fa danni nei top, eh? Sì, Drogoz sta cercando di trascinare la sua squadra. Sì. Cercavo di... Con una final tira giù Shalien, però poi cade anche lui per mano di Fernando, sempre presente dove c'è bisogno, incredibile, ottimo positioning. Sì. Ash ucciso Fernando... prima di poter ultare e a consentire al proprio team di avere quel po' di tempo in più. Final per conquistare tempo di Maldamba, ma Fernando è sempre in pressione lì dietro. Ashish arriva dalla destra. Con una gran più mette in crisi sia Maldamba che Inara. Dato. Intanto ottimo lavoro Bob di Genos King, per healing. Sta curando Bob veramente. Mette veramente molta pressione a destra della mappa. Ci stanno addirittura tre dei top. Una cula da 20 di area. Ottima quella giocata di big up. Ha ritrato i top. Vediamo Drogoz che cerca di portare più danni possibili, ma. Attenzione, Buck per poco non riesce a portarsi via Genos. Peccato, ora siamo a un 4 vs 5. Sembra quasi non ci sia più speranza per questa mappa. Ottima final di Genos che riduce quasi tutta la vita dei tank avversari, che poi vengono arati dai DPS. Esatto, intanto il team dei Toph cerca sempre di mantenere più il possibile il controllo, ma... Vittoria molto semplice, direi. Direi ottima gestione del pick, sì, e soprattutto ottima gestione della pressione dei vari punti, sia a destra che a sinistra. Abbiamo visto Bonkin due volte a fare ottimi giri per andare nella backline avversaria e realizzare delle double kill. Un lavoro perfetto, direi suo. Vediamo anche la differenza dei danni tra i due team. Abbiamo un damage massimo di Drogoz da parte del team dei Toph con 45.000, mentre abbiamo 58.000 danni a parte di Bumpkin per il team degli Alchemist e 51.000 da parte di Shalin. Mai morto Bumpkin, attenzione. No. E neanche assist. Fernando. Neanche Fernando né Genos. Possiamo notare come lasciare un Genos con Celestial Touch in vita ti permette di curare veramente tanto, perché secondo me 68.000 dealing in 10 minuti sono tanti, nonostante il poco danno avversario, dovuto anche alla grande pressione di Ashish e di Lori. Se prendi Kronos con Genos, anche con questa particolarità, puoi fare veramente, puoi targettare molti più alleati e quindi di conseguenza curare molti più elevati più alleati consecutivamente, quindi... Ha alternato più del 50% dell'anno avversario. È stato molto bravo Genos. E ha fatto 4 kill, 16 assist, molto beauty time, anche un danno considerevole. Cioè ha fatto quasi danno quanto Thorvald, più danno di Ashe, più danno di Dinara, quasi il danno di Crazy Beast con Buck. Un lavoro eccellente da parte di tutto il team, secondo me. Anche lo shielding fa notare come, nonostante il danno, la differenza di danno fosse sostanzialmente alta, siano riusciti a, nonostante tutto, a counterare quel poco danno che riusciva ad arrivare da parte degli avversari, che poteva essere letale per la conquista di un punto. Esatto. Sì, qua secondo me anche la parte importante e fondamentale della vittoria degli Elgaming è stato sicuramente lo zoning. Abbiamo visto un Fernando andare sempre a zonare o a destra, maggiormente a destra ma anche a sinistra, per arretrare i tank, mettere molta pressione al centro e quindi arretrare i Toph, che con Drogoz dall'altro stavano riuscendo anche perlomeno a quel rischio di contestare il punto. Mi informano che stanno startando, quindi ok, una buona prova secondo me anche di Drogoz. Infatti col fire spit ha piazzato molti fire spit interessanti, ma come abbiamo detto l'ottimo lavoro di Genos e l'ottimo shielding dei tank è riuscito a counterare questo danno molto pesante, che secondo me può derivare da un Drogoz con il Firespit che gioca bene, e secondo me ha giocato molto bene nel 0-0-4. Sì, ottimo zoning soprattutto, che ha molta pressione veramente.
Comunque, Intanto vi mi dicono consiglio. che stanno già startando l'altro match. Esatto. Ok. Vabbè. Eccoci. Tanto Ah, attenzione, i Toph sembrano aver capito la bravura del cialino avversario, quindi hanno subito pensato di bannarlo in Jaguar Fossa, che secondo me è un'ottima scelta, perché la faina di cialino, la sua invisibilità e la capacità di stunare sono letali in questa mappa, con il Qua è DPS che si Torvald, ritrova. anche i due tanchi, i primi due pick sono già dei tank da parte dei Toph. Esatto. E È anche anche da del gaming, parte. anche da parte degli Elgaming. Bandirucus, molto interessante. Probabilmente volevano evitare di fare un Terminus versus Rucus, o un Inara versus Rucus, che sì, è molto complicato da gestire in caso il Rucus avversario sia molto bravo. Esatto, intanto vediamo Genos healer e Monking. Bonking DPS. Sì, una comp molto molto strana. Oh, Grok, attenzione, doppio healer per gli Attenzione. Elgaming. Spunta Grok finalmente. Crocchi si. Molinare con fa una bella combo, soprattutto se gli dai CC Reduction con la Esatto, Ultimate Speed. contro Bonking, contro Makoa, contro Torvald, la CC Immunity potrebbe essere molto letale e fondamentale in questo game. Sì, però io presumo che Grok lo useranno come damage. Che altro? Grok. Poi Ah, Terminus fa una bella coppia. o come damage o come supporto se Terminus deciderà di flancare lasciando Inara sul punto. Sì, è una tattica anch'essa molto letale perché l'altra leggendaria di Grok per far danno in mappe molto strette. Triplo tank, per i Toph. Oh, che scelta rischiosa. Dopo il picchio di Grok. È una scelta assai coraggiosa da parte dei Team Toph. Vedremo se avrà ragione. Intanto però hanno secondo me uno dei migliori leader in questa mappa. In quanto questa mappa essendo piena di muri, Genos ci va a nozze con Liling, secondo me. Sì, poi Esatto, sì. Però se viene troppo focussato e comunque mantenere tre tank è difficile, dato che la è sua vero. cura si applica solo su due persone, non su tre. Ecco, forse qua per i Toph sarebbe stato meglio piccare Maldamba al posto di Genos. Se avessero preso tre tank, ovviamente. Esatto. Perché comunque Maldamba ti consente di curare ad aria e anche singolo target, quindi con Maldamba qui con i Toph sarebbe stato sicuramente meglio. Forse giocheranno molto più difensivamente. Infatti abbiamo Torvald e Fernando che sono due champ in grado di shieldare più di chiunque altro. Neanche Anche Makoa. Makoa, in realtà, se è giocato molto bene tatticamente con un ottimo positioning, può fare un shielding ai livelli di sia Fernando che Torvald. Esatto. Bonking, non c'è niente da dire. In questa mappa, secondo me, questa è una delle quelle mappe in cui Bonking è una must pick. Senza di esso, difficilmente riesce a contrastare i damage tipo Drogoz. O anche Grok in questo caso. Però vedo troppo statico, vedo che il Team Toph ha più una comp da prendiamo un punto, ma se devono pushare il pelo, cioè devono muoversi, la vedo molto più lenta e difficile. Sì, effettivamente hanno tre tank con pochissima mobilità. Probabilmente ci sarebbe stato un Rucus, ma sfortunatamente gli Elgaming l'hanno bannato. E forse hanno avuto ragione alla Intanto fine. vi consiglio di premere F9 finché non si ferma da solo, premerlo tante volte. Ok. E sì. Cioè il team Alchemist ha più un team da prendiamo il punto e pushiamolo, mentre il team dei Toph ha più un dobbiamo prendere il punto, però dopo per pusharlo sarà più difficile. A che punto sei tu adesso? 003. Ok, sono un secondo avanti, ma non penso saranno troppi spoiler quelli che farò. Spero. Aspetta che rallento un attimo, dai. Tanto vediamo le leggendarie. Ora a che punto sei? 0, 17, 18, 19. Ma va bene così, va bene Ok. così. Vediamo le leggendarie. Leggendaria da damage da parte di Grok. Come presumevo, Grok sarà più un DPS che un healer.
Sì, sicuramente qua Grok andrà di damage. Sicuri anche del fatto che Lori con Grok potrebbe curare, sembra. Non vorrei che sia, fosse una tattica che Silent andrà con lo Snake Toss della leggendaria per fare più danno. E invece no, l'ha cambiata all'ultimo, come sospettavo. Tanto Geno sulla classica leggendaria della cura, ma qua la leggendaria del Luke per fare più danni con Luke. Bonking con Accelerant. Vediamo Esatto. una flankata dal lato più stretto da parte del Team Toph. Subito murati dall'ottimo lavoro di Nara e Terminus. Ottimo scudo di Makoa. Ah, ma Terminus entra bene nel suo interno. Cade anche Fernando. Torvald prossimo alla morte. Tripla di Drogoz Tripla di Drogoz. che consente la cattura sicura del punto da parte del team Sì. Alchemist. Sempre ottimo Shish Kebab. Che giocatore. Vediamo il team Alchemist Pressing di Grok. che cerca di porre più pressione possibile. Fanno fatica a uscire i Toph. Alla fine riescono a uscire grazie ai tre tank e ai vari scudi. Intanto Però muro non. di Nala permette ai team Alchemist di organizzarsi. Attenzione, Fernando circondato da tre avversari, cade molto in fretta. Terminus rischia di cadere, cade anche lui Cade. per mano di Crazy Beast. Ottima Granby Moon di Bonking, che permette alla sua squadra di rifiatare. Tanto vediamo Makoa che cerca di uccidere. E uccide con l'aiuto di Thorvald Drogoz, togliendo uno dei. Un DPS al team Alchemist. Torvald che rimane Però. distaccato dal team, tra l'altro. Attenzione, tripla kill, final che salva i tank, quadra kill, pazzesco, che giocata di Lori, signori, che giocata. Solo la Grampi riesce a salvare Bonkin dalla penta di Grok. E Grok viene ucciso da Bonking, È annullandogli intristantito in questo caso Grok, la sua però penta. poteva permetterselo, il vantaggio della squadra c'era in quel momento. Tanto vediamo un problema che hanno il team Toph, è che pur avendo tre tank e riuscendo a resistere molto, non hanno i danni per appunto uccidere i tank avversari. Una final interessante di Genos. Peccato che sono spostati bene i team Alchemist. Però Inara comunque era stata colpita e viene subito uccisa da Bonking. Esatto. Terminus, sì. Cade anche Genos, però non hanno più healing. Altra Grampi interessante di. Oh, ottimo hook di Makoa. Che porta a casa Cade l'healer con Tapa. avversario. Tanto Terminus ulta per Sì. consentire un push. Non c'era lo scudo in tempo di Makoa, quindi non riesce a salvarsi. Final Di di Thorvald Torvald per. un po' sprecata. Intanto 2-0 per il team degli Alchemist. 2-0, molto veloce anche in questo caso. Penso sia stato Esatto. grazie soprattutto all'ottimo lavoro sia di Lori che di Yashish Kebab, dei DPS abbastanza impressionanti perché sono stati in grado di fare sia una tripla che una quadra, che hanno permesso al team Alchemist di poter superare molto in fretta un team molto coriaceo come quello, una comp coriacea come quella dei Team Toph, perché hanno tre tank Esatto. comunque con molta vita e tanto scudo. Sottolineiamo Però infatti. vediamo come comunque Bombking abbia 31.000 di damage. sì, Quindi cosa? ma il problema è che il team dei Toph ha solo Bombkin come damage, quindi più Appunto. o meno ho Il problema bisogno. dei Toph è perché c'è solo Bombking che fa damage e basta. Quindi nel momento in cui Esatto. Bombkin viene ucciso, il danno del team cala praticamente a zero, se non Ottima quasi a giocata zero. qui tra Lele. Ah no, tra Inara e Drogoz. Bloccano Fernando e Drogoz può liberamente ultimare Fernando. Intanto vediamo Terminus in grave difficoltà, trovandosi contro Thorvald e Makoa ultato. Makoa con una faina prova a sorprendere il team avversario, ma benissimo a ricomportarsi in fretta. Crolla Esatto. sia Crazy Beast, crolla sia Dark Knight. Tanto vediamo anche il team degli Alchemist che è molto più gruppato. Lasciatemi il termine. Perché comunque non affrontano mai un singolo avversario da soli. Sì, Ma. cercano. Vanno sempre in America. Questo li caratterizza molto in questo game. Invece il team dei Toph è Ottima final molto di Bonking. separato.
Peccato che non è stato. Non ha esploso in tempo la sua Grampibone, non è stato in grado di fare altri danni. Crolla in fretta. Così come i suoi compagni. Bisogna anche notare la differenza di healing tra Genos e Maldamba. Questo dà molta ragione a quello che aveva detto Dark riguardo al fatto che è molto più difficile curare tre tank con Genos che con Damba. E questa è una dimostrazione, come Damba sia riuscito a fare praticamente il doppio dell'healing di Genos. Pur avendo anche un Grok che porta un minimo di cure per il proprio team. Esatto. Devo mettere che tanto le Grampi Bomb di Donkey sono molto, direi quasi perfette, riescono quasi sempre a stunare qualcuno. Atto. E questo riesce a dare un ottimo di pausa ai Team Toph. Tanto vediamo Inara in difficoltà e verrà uccisa da Fernando. Come i Toph dipendono tanto da Bonking, se muore Bonking prendono il loro attacco, infatti Bonking è sempre morto e Drogos, esatto, hanno fatto più danno, stanno facendo ora più danno rispetto a Bonking. Sì. Intanto esatto, vediamo anche un danno da parte di Drogos e di Grok come top damage, con 61.000 per Drogos e 56.000 per Grok. Sì. Il Team Toph è riuscito a fare anche un ottimo shielding su tutti questi danni, solo che purtroppo avere solo shielding non basta quando hai solo un champ come damage. Infatti questo focus di Inara e Terminus Bonky fa vedere come hanno capito subito come counterare la loro strategia. Attenzione, final di Torvald che tenta di spingere via tutti, final anche di Makoa, ci provano. Ultimate di Grok per cercare di pushare il pelo. Tutte le ultime sono state usate praticamente in questo. Fernando. Attenzione, Terminus non crolla però, continua a buttare danni. Però vengono pushati verso il loro spawn. La vittoria sarà da parte del Team Alchemist. Sfortunatamente per i Toph non sono bastate tutte le ultimate. Peccato, potrebbe essere un match interessante, ma il team dei Pulsar è stato capace di capire subito come counterizzare la strategia ipotetica che potessero avere i Toph di far fare a Bonky tanti danni, che al primo round ha funzionato bene, poi è stato sovrastato da il DPS incredibile di Lori e di Ashish Kebab. Esatto, intanto vediamo anche le differenze di cure, dove Genos ha curato solo per 38.000, mentre Maldamba ha curato per 70.000 e 20.000 da parte di Grok, pur essendo non healer. Cioè, pur non essendo... Scusate. Con le parole tue. Pur non avendolo giocato come healer, ha riuscito a portare comunque un aiuto, un fattore cure per il proprio team. E anche sì, la differenza. Vediamo come, infatti, abbiamo detto prima, Genos con il triplo tank ha difficoltà a curare. Fare 38.000 di healing con 3 tank è stato comunque difficoltoso, abbiamo detto anche prima. E comunque esatto, anche i danni non sono. Anche la differenza di danni e di guadagni per l'acquisto degli item è molto. Hanno molta differenza tra uno e l'altro. Buonasera ragazzi, sono io Strike e mi intrometto un attimo. Attenzione, in questa live. Sai che Eagle selvatico compare all'improvviso. Perché in questa live ci sono tante persone nuove che sono state indubbiamente chiamate da quello che è l'ultimo video di iPulsar, che ringraziamo ancora oggi perché ci fa solo bene una sponsorizzazione del genere per un progetto che noi sentiamo di star conducendo bene e che più persone possibili devono conoscere. Niente, volevo dire a nuovi arrivati che spero che tutto questo vi piaccia. Circa la classifica la aggiorneremo presto su Facebook, su Discord, oppure faremo un piccolo video su Twitch, vedremo. Ma comunque sappiate che attualmente i primi in classifica sono Ryan, vedo la tua classifica, sono il Team Plasma, gli Onion Knights, il Team Anubi e un punto ciascuno per Illuminati che Tetra. E che dirvi, per tutto il resto delle altre partite potete andare benissimo su video e stanno le live finora di tutti gli incontri. E che altro dirvi? Se volete potete entrare nel nostro Discord dove potete vedere tutta l'organizzazione.
E niente ragazzi, la prossima giornata vi avviso che il team dei Pulsar sarà proprio coinvolto contro noi degli Onion, vero Ryan? Confermi, no? Ci sarà, sì, esattamente. Ci sarà proprio Alchemist contro Onion Knights, ragazzi. Avrò piacere di giocare contro Ashish e Lori. Sarà veramente sudatissima questa partita. Già tra me lo sento. Kegel, Bess, Ryan, Kimes contro i Pulsar, Ashish, Lori e Siren. Sarà davvero una bella partita. Quindi vi invito a tenervi aggiornati, perché quella sarà davvero una partita fighissima che si deciderà l'ultimo round e che indubbiamente sarà 4-3, 4-3 sicuro. Poi chissà per chi, tutto da vedere. Beh dai, se vinciamo più in fretta o perdiamo più in fretta non me la prendo anche. Esatto. Io spero sempre in una vittoria comunque. Ammetto che vincere è un brutto vizio. Un giorno me lo toglierò. Intanto, vero, potremmo anche smetterla. Intanto ci chiedono quanto durerà il torneo, più o meno. Quando durerà il torneo? Allora, contando che sono 16 squadre, sono circa 15 giornate. 15 giornate sono circa 3 mesi di torneo. 3 mesi e una settimana, poi dipende... Magari potremo anticipare i tempi o posticiparli, si vedrà quello che riserveranno le varie partite, se si anticipano, ecco. Però di norma 3 mesi e qualche settimana. E... Va bene ragazzi, e non altro da dire, possiamo, non lo so. Grazie Stepekigol per il tuo intervento. No, mi sembrava doveroso, mi sembrato doveroso aggiornare. Anche da parte mia ringrazio Pulsar per questo video che ha fatto sponsorizzando questo torneo, che è una realtà molto bella che stiamo cercando di creare, e Strike Eagle è uno che sta lavorando molto per questa realtà, e vorrei ringraziare lui anche in diretta per il suo lavoro che sta facendo adesso. E vabbè, ma ricordatevi che lui è un grande signori ed è molto capace. Questo impegno che si è preso non se l'è preso a caso, perché pensa che lo deve fare, basta, ma perché lui sa di poterlo fare e lo sta dimostrando ogni giorno. Ma voi streamer, perché senza di voi queste live non esistono, perché la mia connessione è merda, come quella di tanti altri partecipanti, però un grazie soprattutto a voi che commentate e fate vivere ancora più attivamente tutto ciò, quindi davvero grazie. E niente, vi invito allora su Facebook magari di lasciare un messaggio per qualche chiarimento, per entrare su Twitch, YouTube, lasciare like, commenti, perché i feedback fanno solo bene. E non lo so ragazzi, concludete voi, aspetto il vostro commento finale. Grazie. Volevo un attimo concludere prima il discorso, prima che lei arrivasse, signor Strike Eagle. Prego. Della partita, e volevo fare comunque complimenti a Bonkin, che nonostante la difficoltà di poter giocare contro un team come quello degli Gaming, sia stato capace di fare un damage che si avvicinasse anche solo a quello di Lori, nonostante il counter che ha ricevuto e le varie morti. Questo vuol dire che comunque loro avevano una precisa tattica e Bonkin sapeva come doveva giocare. Peccato che si è trovato un team molto organizzato contro, che ha saputo benissimo counterare questo DPS che secondo me in questa mappa era molto forte. Magari per i spettatori delle piccole pillole di, diciamo, di lettura del match non è male. Per esempio io posso dirvi che il triplo tank su Jaguar Force, ragazzi, è importante, è una bellissima strategia. Ha i suoi pro, molti pro. Tuttavia, non mi sento di dire che il triplo tank sia stata la scelta migliore se voi vedete Grock avversario, perché come ben sapete Grock ha quel tasto destro, lo shock pulse, che ha quel maledetto rimbalzo che va ovunque. Ecco, 3 champions molto statici come 3 tank, questo significa suicidarsi, perché Grock in questi casi può fare solo disastri. E quindi questo secondo me è un utile consiglio, magari sia per prendere Grock sia per evitare triplo tank in futuro, se c'è un'eventualità del genere. Quindi con 3 tank, se c'è Grock evitate i 3 tank. Poi non lo so Ryan, vuoi consigliare qualcos'altro magari per assistere? Qualcos'altro consigliare? Beh, se mai vi capita di affrontare un tank con deployable, vi capita di giocare in Jaguar Falls di nuovo o in Ice Mine, sono in mappe strette di quel genere, prendete Grock, perché Grock è in grado di far rimbalzare il suo tasto destro su tutti i deployables e sui champ avversari, e questo può essere molto devastante, perché questo corrisponderebbe a un damage continuo nel tempo che sarebbe difficile da counterare. E sì, quindi Grock è, penso, una pick che io consiglio vivamente a tutti quelli che capita di giocare sempre in Ice Mines o in Jaguar Falls o anche in Frog Eye nel caso, ma solo perché quella mappa è molto stretta. In realtà le mappe aperte non vanno bene per Grock a mio parere, e soprattutto giocare le mappe strette con Grock con la CC Immunity è
una strategia perfetta quando devi counterare sia Bonking sia Inara o comunque tutti i champ che hanno molto crowd control. Esatto, esatto. Quindi, GG a Lori per la sua pick molto, molto furba in questa mappa. Sì, poi soprattutto con due tank come Terminus e Inara possono resistere tranquillamente ai danni degli avversari. Esatto. Lasciare due tank del genere in una sola squadra è letale, una mappa piccola è letale. Soprattutto uno come Terminus che fa danno ed è anche molto potente. Poi se gli metti anche Maldamb e Grok come healer diventano praticamente quasi immortali. Diciamocelo, è Broken attualmente Terminus, è letteralmente un champion Broken. Esatto, sì. Avrei acconsentito al nerf della vita, ma l'aumento del range dell'ascia era qualcosa di necessario, ma non avrei aumentato del 25%. Probabile. 25 no, ma 15 sì. Eh? No. 25 no, ma 15 forse sarebbe stato. Sì, perché prima era troppo difficile giocarlo, perché c'erano troppi champion che attaccavano dalla distanza e quindi per avvicinarsi con Terminus morivi nel tragitto. Esatto. Invece adesso li uccidi a cross the map e pazienza. Poi ricordo anche che nel PTS ogni tanto se hittavi con l'ascia di Terminus nemmeno colpivi per quanto fosse corti in range di Terminus. Ma è successo anche anche al di fuori del PTS. Soprattutto anche c'è un bug che non so se la cara amata Irez ha fissato. Ma dopo un tot di volte che si usa il salto, dopo non acconsente più di saltare, proprio il salto dell'abilità acconsente, però il salto classico non viene più, non è più utilizzabile sia con la mount che senza. Se non sbaglio l'hanno fixata, ma non voglio dire una fesseria, però forse l'hanno fixata in questa patch. Dovremmo chiedere a Bale 03 come si è trovato in questa partita. Beh, visto il suo damage e le poche morti, direi che forse l'hanno fissato. Vorrei dare questa fiducia alla casa madre, ai Reds. Che comunque è un bel gioco, dopo tutto. Nonostante i bug, si può dire che la scusa del beta regge ancora per il momento. Sì, vabbè, ricordo ai signori spettatori che potete rivedere altri match avvenuti in questa giornata, quali Anubi contro l'Orez, abbastanza veloce ma combattuta. Plasma Prosciutti, che è stata una capitolazione dei Prosciutti, ma grande merito ai Plasma. Luminatico contro Tetra, che sono state partite molto combattute, addirittura la prima durata 28 minuti e la seconda più o meno altrettanto. E che Onion partita Nights, la prima. Davvero una bella partita, cioè ragazzi vi consiglio, se avete un po' di tempo, di andare su video e vedere Luminatico contro Tetra. Davvero è stato bellissimo. Ti dà l'occasione di guardare giocare Genos. Ho giocato, quindi esatto, mi consiglio veramente di vederlo. Abbiamo qui Genos di quella partita che è riuscito a fare in 28 minuti 243.000 lì. Che ragazzi, io sono il Genos di quella della partita di ieri. Che fatto, si può acquistare in Cauterize. Fare quel healing è qualcosa di molto importante. Infatti, sono quello che ha fatto più di 400.000 healing in due partite di ieri. Ah, sì. Esatto, esatto. E quindi potete vedere Luminatic Tetra e Onion Knights vs True Life, sempre della live di ieri. Mentre oggi abbiamo avuto il piacere di castare Team Toph contro Team Alchemist. Che dire, l'appuntamento, ve l'ho detto, settimana prossima Alchemist contro Onion. Davvero tanta roba, magari iPulsar vi avviseremo noi, vi avviseremo un po' ovunque. È una partita da non perdere. E niente Dark, vogliamo concludere? Sì, io ringrazio tutti per la visione. Mi raccomando il follow alla pagina Twitch per rimanere sempre aggiornati quando ci saranno le prossime partite. Like a Facebook per rimanere sempre aggiornati sulle partite e sulla classifica. Il subscribe su YouTube per vedere, se non mi sbaglio, i POV di alcuni di giocatori tra virgolette migliori, che hanno giocato meglio nelle varie partite fino adesso. Anche per imparare, giusto? Che sono distinti in quelle partite. Per vedere anche un po' come giocano gli altri. Esatto. Imparare qualcosa. E anche sotto trovate il link ai fantomatici streamer, che ringrazio Strike di averci citato, che rendono possibile tutto questo. Sì, grazie davvero. E nulla. Grazie ai fantastici caster che mi hanno accompagnato in queste due partite. Molto belle, molto belle come partite. E nulla. Alla prossima partita. Prossimamente su YouTube una guida su Vivian per chi volesse giocarla.
termini molto competitivi parliamo di Diamond Master, e vi aspettiamo lì in quel video su YouTube che potrebbe solo far piacere a tutti noi. E grazie. È un progetto molto interessante che porteremo a breve sul nostro canale YouTube. Esatto. E grazie a tutti e buona serata. Buona serata a tutti ragazzi. Buonasera ragazzi. Ciao, ciao. Ciao ragazzi, buona serata.